Nella zona 167, ex area di Acquaviva delle Fonti, che a breve dovrebbe cambiare nome perché si sta chiedendo ai cittadini acquavivesi un altro nome, perché questo numero non è una cosa che attira l'attenzione. Emanuele, quali anni passano e tu sei l'unico che ha questa passione del falò? Prima e l'ultimo anno, perché ho avuto troppo fastidio. Prima e l'ultimo anno. Il fastidio qual è stato? Che hanno messo fuoco? Hanno messo fuoco la prima. Ma un bel po' di legna, sei andato in fumo. Vabbè, che vuoi fare? C'è sempre qualche discolo, qualche buon tempone. Però vedi quanta gente, e brava gente, che sta qui ad aspettare che tu accenda il falò. Sì, ne vale la pena per... Lo so. Per qualche monello. Diciamo. Non c'è qualche birbante in giro, allora dici. Ora noi vogliamo capire, tu da bambino, da 13 anni, a 13 anni che facevi? Facciamo il falò. Dove? In Rocca di Stato. Cioè? Dentro al paese vecchio, sopra San Ciro. Sopra San Ciro? Sì. Con chi? Con gli amici? Con i compagni, tanti chiamare belli io. E quindi eravate tra compagni di gioco? Sì, giochiamo a quando la staccia, la chiede, e questo è tutto. Cos'è la staccia? La staccia. Che mettiamo i soldi dritto o cose. E copa e tramo la staccia. Giochi semplici. Giochi variabili. Adesso tutti davanti. Tutti davanti al computer, il tablet, i videogiochi. No, si mettono tutto lì, non vogliono fare niente, non. Vedi? Noi stiamo qui, alle spalle abbiamo il falò, sì. Però vedi c'è Matteo, c'è, sì, Leonardo, ci sono tanti amici, queste persone che stanno qui, piacere, tu devi continuare a realizzare questo falò, magari anche il comune ti potrà dare una mano, con una collaborazione, vedremo in futuro di fare qualche cosa per sostenerti. Però non penso. No, ti faremo cambiare idea fino all'ultimo. Allora, ritorniamo indietro negli anni, 13 anni. Dall'età di 13 anni, però mo sono assai le spese, domande, sopra domande. Ci sono molti vincoli. Sono molti. Oh, tu raccogli questa legna, la porti qui. No, posso ringraziare alla popolazione e tutti gli amici di Acquavive.
eccetera eccetera, che mi hanno dato veramente una mano. Chi mi ha portato una cosa, chi mi ha portato l'altra, che io ho fatto 3 notti lì e 3 giorni e in piedi a dormire su quel divano. Hai lì sorvegliato la legna, il falò qua? No, ho dormito io. Qua, proprio qui, per strada, qui, in macchina? Per strada, in macchina, sì. Per essere certo che nessuno mettesse di nuovo fuoco? No, hanno tentato di metterlo fuoco. Hanno tentato, però non sono riusciti. Vabbè, ma questa cosa brutta lasciamo da parte, veniamo alle cose belle adesso. Tu raccogli la legna. Chi è lei, scusi, chi è questo signore? Sharabal. Come? Sharabal. E che significa? Io sono un artista di strada, per il picchio. Da quanti anni conosce? Da quando lui ha iniziato questa bellissima festa di San Giuseppe di Falò di Acquaviva, siamo sempre presenti a sostenere questa festa con lui. E che sono tutte queste, che cos'sono? Medagliette, che cos'è che sulla giacca? Queste sono le medagliette che noi abbiamo quando andiamo ai paesi, ci danno un ricordo. Noi quest'anno abbiamo preso 2 medaglie d'oro. Siamo stati a Ravenna dal grande maestro Muti, poi siamo stati a Borgo Ignazio, abbiamo fatto uno spettacolo Madonna, è la cosa più bella, e noi viviamo la nostra musica per portare serenità, gioia e speranza, che queste tradizioni non si possono perdere. Siamo noi che dobbiamo dare l'amore ai nostri bambini, ai nostri figli, che c'è una tradizione secolare di San Giuseppe e questo falò. Acquaviva deve risorgere queste cose e la vogliamo la festa. Benissimo, però Emanuele sta un po' giù, bisogna sostenerlo. Un appello a chi ci ascolta, bisogna dargli una mano, i giovani, insomma non può rimanere sempre solo, ci vuole un gruppo di persone affiatate che gli dia una mano. Cosa dobbiamo dire? Emanuele è una persona che lo fa col cuore, però c'è gente che lo vuole sottare a questa cosa e non farla, ma lui c'è la forza e la volontà che questa festa la fa, e vedi quando per fare questa festa in pochi giorni l'ha voluto realizzare di nuovo, e stasera siamo qui per accendere questo palò e dobbiamo dare onore a Emanuele, che è stato un uomo veramente forte che ha voluto la festa da qua viva. Emanuele, e quindi hai visto qua? Che belle parole. Eh sì, però io non mi trovo. No, è ancora. No, no, ma lui. Quella! No. Dai una botta, vediamo, Manuele. Vediamo un giretto. Quella! No. Allora, Emanuele, tra un po' metteremo fuoco. Che succede? Spieghi cosa avviene. Prima il fuoco artificio e poi i fuochi. Un po' di scherzetti pirotecnici. Sì. Quindi un po' di allegria serve. È l'allegria e la gioia. Se non c'è sorriso non c'è speranza, non c'è vita. Col sorriso possiamo vivere. Emanuele lo dobbiamo sostenere, Acquaviva lo deve mirare a Emanuele, che è un uomo che veramente dà tanto per questa festa di San Giuseppe. Grazie Emanuele, allora grazie. Piccole cose, guarda quante cose belle abbiamo avuto, questo grande successo di questo pubblico, con piccole cose, con piccole, però è tutto il merito di Emanuele. Anche Acquaviva lo vuole bene, Acquaviva lo vuole bene a Emanuele, sono alcune persone, ma noi dobbiamo dare la forza a Emanuele di fare la festa di gioia. E viva Emanuele! Un applauso! Ciao Emanuele!
vinci due, metti la...